C'era una volta, in un paese molto, molto lontano, una bellissima ragazza di nome Cenerentola. Un giorno sua madre morì e suo padre, dopo un po', si risposò con una donna chiamata Lady Puffy. Lady Puffy aveva due figlie arroganti, gelose e scorbutiche, proprio come lei. Erano capaci di litigare per ore per qualsiasi sciocchezza, come magari una semplice spazzola. Ah! Basta! Basta! Ho detto basta! Lasciala! È mia! Bugiarda, è mia! No! Un giorno, il padre di Cenerentola dovette partire per un lungo viaggio. Lady Puffy colse l'occasione per affidare alla povera Cenerentola tutti i lavori di casa più pesanti. Doveva pulire tutta la casa, mettere la legna nel camino e per di più preparare da mangiare per tutti. E nonostante la fanciulla lavorasse duramente, Lady Puffy e le sue figlie con lei erano crudeli e altezzose. Mamma, Cenerentola è tutta sporca, non può mangiare insieme a noi. Non farla dormire nella stanza con noi, ci fa venire gli incubi. Cenerentola, hai sentito cosa dicono le mie splendide figliole? Forza, vai in soffitta e cercati un posto. La povera Cenerentola si sistemò in una vecchia stanza polverosa in soffitta, dove da un piccolo lucernaio riusciva a vedere il giardino. Ogni tanto parlava con una graziosa colombella bianca come la neve. Ciao, mia piccola colomba! Dopo qualche giorno, mentre puliva la sua stanza in soffitta, Cenerentola vide che c'erano due topolini. Ehi, chi siete, ragazzi? Ciao, io sono Cheddar! Io sono Mozzarella! E io sono Cenerentola! Se non sbaglio, voi amate il formaggio, vero? Vi preparerò qualcosa di delizioso! Sì, 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 sì! Sono 32 ore, 20 minuti e 5 secondi che non entriamo in cucina! È vero! Laggiù c'è un mostro peloso e cattivo! Deve essere quel gattaccio di Papù! Domani mattina, per prima cosa, preparerò una bella colazione per voi! Il mattino seguente, Cenerentola piano piano entrò in cucina cercando di non fare rumore. Il malvagio Papù aspettava davanti alla minuscola tana in cucina, ansioso di dare la caccia a Cheddar e Mozzarella. Cenerentola riuscì a prendere qualche pezzo di formaggio e tornò in soffitta. Ma le figlie di Lady Puffy se ne accorsero subito. Che cosa nascondi nelle mani? E dove stai andando? È solo un po' di formaggio per la colazione. Mamma! Cenerentola ruba il nostro cibo! Come rubare? Io non ho mai rubato niente! Ladra e bugiarda, sei veramente cattiva! I topolini, allarmati, corsero di sotto ed entrarono in cucina per spaventare le sorelle cattive. Ah! Oh no! Un topo! C'è un topo in casa, mamma! Lady Puffy, con un bastone, stava per riuscire a colpire i topi quando si sentì bussare alla porta. Era il messaggero del re. Sua maestà il principe, domani sera, darà un gran ballo al castello reale. Tutte le giovani fanciulle del paese sono invitate alla festa. Appena saputo del gran ballo, Isabella e Cassandra andarono subito in camera loro per scegliere gli abiti da indossare in occasione di una serata così importante. Anche Lady Puffy voleva che le sue figlie fossero bellissime. Quindi le due sorelle costrinsero Cenerentola a confezionare per loro dei nuovi vestiti per il ballo. Il giorno seguente, Cenerentola era molto stanca. I suoi piccoli amici cercarono di svegliarla. Cenerentola, sveglia! Alzati! Devi andare al ballo! Ma non ho nemmeno il vestito! L'unico che ho è tutto sporco! Chiudi gli occhi, Cenerentola! Abbiamo una sorpresa per te! I suoi piccoli amici la portarono vicino alla finestra. La colomba bianca sollevò il telo sulla parete afferrandolo con il becco. Ta-da! Ta-da! Non ci posso credere! Un vestito! Ma è bellissimo! Cenerentola si mise il vestito nuovo, si sistemò i capelli e poi scese le scale. Ma le sue due sorelle malvagie, vedendola,
impazzirono di gelosia. Lady Puffy, quando si accorse che Cenerentola era più graziosa delle sue due figlie, desiderò che non andasse al ballo. Quindi sparse una ciotola di fagioli nella cenere e ordinò a Cenerentola di raccoglierli tutti quanti, dicendo: «Se riesci a raccoglierli tutti dalla cenere e metterli nella ciotola in 5 minuti, puoi venire con noi. Altrimenti rimani a casa!» La fanciulla voleva andare al ballo più di qualsiasi altra cosa, così si mise subito all'opera. I suoi piccoli amici, vedendo la situazione, le corsero in aiuto. In 5 minuti riuscirono a raccogliere tutti i fagioli e a rimetterli nella ciotola. Cenerentola corse dietro a Lady Puffy, che stava già andando via, e le mostrò la ciotola piena. Ma la madre era risoluta a non volerla portare al ballo, quindi prese una scusa dicendole che il suo vestito era troppo sporco e la lasciò a casa mentre lei e le sue due figlie si dirigevano al castello del principe. La povera Cenerentola ci rimase molto male. Si sedette in giardino e si mise a piangere sotto un albero di nocciole che sua madre aveva fatto piantare molto tempo prima di morire. Ma in quel momento l'albero cominciò a tremare e a brillare, e di lì a poco apparve di fronte a Cenerentola una splendida fata. «Il mio nome è Liabel e sono qui per aiutarti. Non essere triste, anche tu andrai al ballo.» «Ma come faccio ad andare al castello messa così?» «Lascia fare a me. Ho bisogno solo di una zucca. Tutto il resto è già qui.» Cenerentola si allontanò e tornò con una zucca. La fata Liabel cominciò ad agitare la sua bacchetta magica e la zucca si trasformò in una stupenda carrozza. I topi in 2 meravigliosi cavalli e la colomba diventò un bellissimo cocchiere. Cenerentola non poteva credere ai suoi occhi. «Ma Liabel, come hai potuto fare tutto questo?» La fata agitò di nuovo la sua bacchetta e Cenerentola si trovò vestita con un elegantissimo abito blu. E ai suoi piedi apparvero 2 scintillanti scarpine di cristallo. «Ora sembra una vera principessa! Grazie, Liabel!» «Adesso è il momento di andare al ballo, presto!» Ma prima che Cenerentola salisse sulla carrozza, la fata l'avvertì. «Non dimenticare! Dovrai essere qui entro la mezzanotte, perché a quell'ora la magia sparirà e tutto tornerà come prima.» Cenerentola ascoltò la fata e poi si diresse al castello. La carrozza si fermò proprio di fronte al grande palazzo e Cenerentola, in tutto il suo splendore, entrò nel salone. Tutti gli ospiti si accorsero della ragazza e si domandarono chi fosse quella magnifica creatura. Né Lady Puffy e neppure le sue due figlie si accorsero che era Cenerentola. Il principe Leo andò verso di lei e fu amore a prima vista. «Gentile fanciulla, posso avere l'onore di questo ballo?» Cenerentola rimase ammaliata da tutta quella meraviglia e dalla grazia del principe e si dimenticò completamente del tempo. Proprio quando l'orologio stava per segnare la mezzanotte, si ricordò delle parole della fata. «Dovrai essere qui entro la mezzanotte!» Cenerentola abbandonò improvvisamente il principe e corse via come un razzo. «Dove corri? Non conosco ancora il tuo nome!» Mentre Cenerentola correva in tutta fretta per le scale del castello, le uscì dal piede una delle sue scarpette di cristallo. Ma purtroppo non c'era tempo per tornare indietro e riprenderla, quindi la lasciò lì ed entrò subito nella carrozza per allontanarsi in fretta dal castello. «Devo trovare immediatamente la fanciulla a cui appartiene questa scarpa. Se necessario, la proveranno tutte le ragazze del paese.» Come l'orologio segnò la mezzanotte, tutto tornò esattamente come prima. E Cenerentola si ritrovò sola nella sua stanzetta in soffitta. Ripensava ai momenti magici di quella serata e si rese conto di essersi innamorata del principe. Ma era impossibile che lui potesse riconoscerla con quei vestiti così sporchi e vecchi. Era
Era passato molto tempo e il principe aveva fatto costruire un'enorme struttura accanto al castello dove custodiva la preziosa scarpetta di cristallo. Tutte le fanciulle che vivevano nel regno avevano visitato quel posto per provare la scarpetta. Anche Lady Puffy e le sue due figlie ci vollero andare, ma naturalmente non con Cenerentola. Tu rimani a casa! D'altra parte è impossibile che la scarpetta sia la tua. È vero, non può che essere mia o di Cassandra. Sono anche io una delle giovani fanciulle che vivono nel paese e quindi ho il diritto di provarla. Ma Lady Puffy non l'ascoltò nemmeno. La chiuse in casa e si allontanò con le sue due figlie. Ma naturalmente la scarpetta non entrava nel piede di Cassandra né in quello di Isabella. Se insistiamo un po', sono sicura che entra! Forza! Ma quella notte, mentre le luci di quella dimora cominciavano ad accendersi, Cenerentola era riuscita a riuscire di casa con l'aiuto di Cheddar e Mozzarella. Arrivò al maestoso edificio e si diresse verso la scarpetta di cristallo. Proprio mentre stava per provarsi la scarpa, il principe Leo entrò nella sala. Fermati! Non muoverti! Potresti rovinare la scarpetta! No, no, no! Questa scarpa è mia! Mi va perfettamente! Sta dicendo la verità! Lei è Cenerentola! Cenerentola coraggiosamente indossò la scarpa di fronte al principe Leo. E lui si accorse che effettivamente la scarpa le calzava a pennello. Quella sera... Tu! Sei tu la ragazza con cui ho ballato quella sera! Posso sapere il tuo nome? Mi chiamo Cenerentola, vostra maestà. Vuoi sposarmi, Cenerentola? Cenerentola, che si era innamorata di lui, rispose di sì. Si sposarono nel sontuoso castello, dove vissero felici e contenti. Cenerentola e la fata malvagia. C'era una volta, in un paese molto lontano, una meravigliosa principessa di nome Cenerentola. Cenerentola era sposata con lo straordinario principe Leo. Vivevano felici nel loro castello e stavano molto bene insieme. Ma nella vecchia casa di Cenerentola, la sua matrigna, Lady Puffy, e le due figlie di quest'ultima erano furibonde e invidiose. Se vivessi in quel castello potrei andare alle più belle feste da ballo! E io ordinerei ogni sera i cibi più deliziosi e me li farei preparare su una meravigliosa tavola imbandita. Persino il loro gatto Papù sognava una vita ricca e agiata al castello. Lady Puffy era talmente arrabbiata che per sfogarsi prese le cose di Cenerentola e le scaraventò fuori dalla finestra una a una. Queste cose non servono più, sono tutte inutili. Improvvisamente, Lady Puffy notò una scatola che era rimasta nell'angolo della stanza. Con grande curiosità la aprì e vide che dentro c'era un vecchio orologio da taschino. Allora prese l'orologio e andò subito in salotto per farlo vedere alle due figlie che, incuriosite come lei, le dissero di premere il pulsante sul lato per aprirlo e vedere cosa nascondeva dentro. Sembrava un semplice orologio con uno specchio all'interno, ma le lancette cominciarono a muoversi all'indietro. All'improvviso, dall'orologio uscì una luce intensa che illuminò la stanza intera. Con grande sorpresa, le tre donne videro apparire di lì a poco una fata cattiva. Finalmente sono tornata nel mondo reale! Chi sei? Io sono la fata del tempo passato. Il mio nome è Cairebel. Cairebel era stata cacciata dal mondo delle fate perché aveva un cuore malvagio e crudele. Disse a Lady Puffy e alle sue due figlie: chi di voi tre mi ha salvato ha diritto di esprimere un desiderio, quello che vuole. Io! Sono stata io! No, sono stata io! La fata del male, Cairebel, scelse Lady Puffy
la quale senza esitazioni espresse il suo desiderio. Io voglio che il tempo torni indietro fino alla sera del ballo e che il principe Leo scelga una delle mie due magnifiche figliole. Sì! La fata malvagia agitò la sua bacchetta magica sull'orologio da taschino e fece tornare indietro tutti gli orologi del paese. Cenerentola si ritrovò improvvisamente nella condizione in cui era la sera in cui si sposò con il principe. Il tempo continuò ad arretrare e si ritrovò nella grande struttura che ospitava la scarpetta di cristallo. Poi, al momento in cui ci entrò furtivamente. Ma il tempo andò ancora più indietro, a quando Lady Puffy e le due figlie la chiusero a casa e tornarono al castello per provare la scarpetta. Poi, al momento in cui il principe Leo trovò la scarpetta di Cenerentola sulle scale del castello e di nuovo a quando l'orologio segnò la mezzanotte. Ancora una volta ci fu lo splendido ballo. Quindi, a quando Cenerentola si diresse al castello sulla sua splendida carrozza ricavata da una zucca. Il tempo continuava ad andare indietro, fino a quando Cenerentola si ritrovò seduta sotto l'albero di nocciole con cheddar e mozzarella. E di nuovo la fatalia bel tornò da lei. Cara Cenerentola, sono venuta ad aiutarti. Liabel, che cosa succede? Il principe Leo non mi riconosce più. Deve essere opera di mia sorella Cairebel. Liabel raccontò di una misteriosa scatola nel mondo delle fate. Era rigorosamente proibito aprire quella scatola, ma Cairebel l'aveva aperta lo stesso. No! Quindi Cairebel era stata punita e rinchiusa dentro quell'orologio da taschino. Dopo tutto quel tempo era stata liberata e tirata fuori dalla sua prigione da Lady Puffy e le sue due figlie. La fata mostrò a Cenerentola che Cairebel era insieme a loro. Lady Puffy ha chiesto a Cairebel di esaudire un terribile desiderio. Per impedire che ciò avvenga, dobbiamo rinchiuderla di nuovo nell'orologio. Va bene, ma come facciamo? Liabel, Cenerentola e i suoi piccoli amici escogitarono un piano. Il tempo tornò indietro di qualche altro giorno. Il messaggero del re annunciò di nuovo il ballo. Ma questa volta Cassandra e Isabella non dissero a Cenerentola del gran ballo e si prepararono da sole e in segreto gli abiti per la festa. Il giorno seguente, per impedire a Cenerentola di andare al ballo, Lady Puffy la rinchiuse in soffitta e se ne andò con le sue figlie, senza dire nulla. Prima che entrassero nella sala da ballo, Cairebel apparve accanto a loro, agitò la sua bacchetta magica e lanciò un incantesimo d'amore su Cassandra. Non appena Cassandra fu nel salone, la fanciulla riuscì a catturare l'attenzione del principe Leo grazie a quell'incantesimo. Il principe si diresse verso di lei e le chiese di ballare. Sì? Intanto Cenerentola e i suoi piccoli amici erano ancora rinchiusi in soffitta in attesa della fata buona. La colombella bianca si appoggiò alla finestrella di Cenerentola portando il vecchio orologio da tasca in cui Cairebel era stata rinchiusa fino ad allora. Poco dopo, apparve di fronte a lei la buona fata Liabel. Dobbiamo andare subito sotto l'albero di nocciole. La fata agitò la bacchetta magica una volta e, all'improvviso, Cenerentola e i suoi amici si ritrovarono di nuovo sotto l'albero di nocciole. Ma dietro la pianta li sorprese la fata malvagia Cairebel. Il tuo piano fallirà! Cenerentola non ce la farà mai! Ed ora tocca a te essere intrappolata nell'orologio, Liabel! La fata malvagia lanciò i suoi incantesimi su Liabel con tutti i suoi poteri cattivi e Liabel reagì con la sua bacchetta magica. Spaventati dalla terribile battaglia, i topolini e la colombella si nascosero dietro a Cenerentola. La bacchetta magica di Liabel diventava sempre più forte, fino a quando la fata malvagia fu sconfitta e cadde a terra. Cenerentola, l'orologio, aprilo, fai presto! No, per favore, non voglio essere rinchiusa di nuovo là dentro! Cenerentola aprì rapidamente l'orologio che aveva in mano. La malvagia Cairebel scomparve lentamente e tornò di nuovo nello specchietto.
tutti gli orologi del paese ripresero a funzionare correttamente. Ma naturalmente la storia non finisce qui. Il ballo! Sono in ritardo per il ballo, Liabel! La buona fata, con un tocco magico, ridonò a Cenerentola il suo vestito meraviglioso e le famose scarpette di cristallo. Pochi istanti dopo, con un altro tocco di magia, fece diventare la colombella enorme. Quindi Cenerentola le si sedette sul dorso insieme ai suoi due amici e, senza perdere nemmeno un istante, volarono al castello. Ma quando arrivarono, Cenerentola vide il principe ballare con Cassandra. Mozzarella e Cheddar corsero dal principe e cercarono di risvegliarlo dall'incantesimo. Ehi! È arrivata la fanciulla più bella di tutte! La ragazza più bella? Lasciaci ballare in pace! Psst! Guarda, ti sta aspettando! Corri da lei! Appena il principe vide Cenerentola, si innamorò di nuovo di lei. La magia dell'amore vero aveva distrutto l'incantesimo della fata malvagia. Cenerentola e il principe Leo cominciarono a ballare. Io credo di conoscerti. Il tuo splendido volto non mi è affatto nuovo. Cenerentola danzava felice insieme al suo principe. Anche Mozzarella e Cheddar ballavano. Finalmente tutto era tornato al suo posto. Cenerentola e il principe Leo di lì a pochi giorni si risposarono. I loro cuori innamorati si erano incontrati di nuovo. Mentre Lady Puffy e le sue due figlie arroganti impazzivano di invidia. Oh, non ce l'abbiamo fatta neanche questa volta! Non è possibile! C'era una volta, in un paese lontano lontano, una bellissima ragazza di nome Cenerentola. Era una dolcissima principessa che viveva in un meraviglioso castello insieme al suo principe Leo. In quel paese viveva anche un'anziana signora che lavorava da molto tempo in una panetteria. Preparava un pane delizioso. Quasi nessuno sapeva che questa anziana signora, chiamata Zena, era in realtà una maga molto pericolosa, che passava gran parte della sua giornata in una piccola stanza magica nel seminterrato, dove, di nascosto da tutti, preparava delle pozioni per chi aveva bisogno delle sue magie. Intanto, con il passare dei giorni, Lady Puffy e le sue due figlie, Cassandra e Isabella, continuavano a pensare a piani malvagi per conquistare il magnifico castello. Sono sicura che un po' di magia... Cassandra allora parlò della maga Zena che preparava segretamente le sue pozioni nella piccola stanza del seminterrato. Quel giorno Cenerentola e il principe Leo avevano deciso di organizzare una festa da ballo al castello. Al ballo indosserò le mie scarpine di cristallo. Quindi cominciarono i preparativi per la grande serata. Lady Puffy e le sue due figlie si erano già messe in cammino per andare dalla maga malvagia. Percorsero una strada che attraversava il bosco fino a quando videro un cartello. Lo oltrepassarono e notarono un tunnel. Quindi lo raggiunsero e vi entrarono. In quel misterioso tunnel, che era molto buio, al loro passaggio le luci si accendevano magicamente. E andando avanti lungo il cammino, si trovarono di fronte un gufo. Ah, che cos'è? Ehi voi, che razza di roditori siete? Che ci fate qui? Non conoscete la parola d'ordine? Zegna, zegna, un, due, tre, presto prepara la pozione per me. Che assurdità. Ma seguitemi, vi porterò io là. Vola, vola, vola. Ok, girate quella grande manopola, grazie. In senso orario, molto bene, signore. Zena, qualcuno ti sta cercando. In giro c'erano boccette di pozioni, pentole, mestoli, pinze, libri, erbe di tutti i tipi e tanti piccoli pipistrelli che svolazzavano qua e là. Ah, questo posto è terribile! Mi fa paura!
In quell'ambiente misterioso, Lady Puffy e le sue figlie aspettavano la maga con impazienza. Poi, finalmente, apparve Zena con un grande cappello nero. Se lo spostò leggermente all'indietro per mostrare il suo volto. «Ditemi, che incantesimo volete da me?» In quel momento Lady Puffy si rese conto che Zena era sua sorella, che lei non vedeva più da tanti anni. «Ma tu, ma sorella, non posso credere ai miei occhi!» «Puffy, sei tu!» «Pensavo di non rivederti più, ma sei diventata una maga!» «Sì, adesso posso avere tutto quello che voglio!» «Ma dimmi, perché hai bisogno di un incantesimo?» Le ragazze raccontarono a zia Zena che volevano prendere il posto di Cenerentola. Zena allora decise di usare un incantesimo molto potente perché nella vicenda erano coinvolte sua sorella e le sue nipoti. Prima di tutto chiese un capello di ciascuna delle due ragazze e lo mise in una ciotola gialla. Poi aggiunse un liquido magico. Con l'aiuto di una bacinella piena di fango, prese le impronte di Cassandra e Isabella. Quindi mise il liquido magico sulle orme. In quel momento apparvero sul pentolone, proprio di fronte alle ragazze, le scarpette di Cenerentola. «Corre il cavallo e salta il gatto! Metti il cristallo e il gioco è fatto! Le scarpette di cristallo si muoveranno solo al comando della voce di Puffy e andranno dovunque lei vorrà!» «My dear, I'll give me a ball and watch how Cinderella will fall. Can't play with her like a doll and watch how the magic will flow. Finalmente arrivò la sera del ballo. Cenerentola indossò il suo abito preferito e le sue preziose scarpette di cristallo ed entrò nel salone. Lady Puffy e le sue due figlie osservavano di nascosto Cenerentola da un angolo della sala. «Bene, scarpette magiche, fate inciampare Cenerentola!» Allora Cenerentola cadde improvvisamente a terra senza capire che cosa stesse succedendo. Si alzò velocemente, ma i suoi piedi continuavano a muoversi e fu così che diede un calcio a uno degli invitati che la stavano osservando. «Oh, ma che cosa mi succede? Povera me!» Cenerentola correva avanti e indietro, a destra e a sinistra, e né il principe né gli ospiti riuscivano a fermarla. Alla fine uscì dal salone e corse giù per le scale del castello, ma ancora una volta non riusciva a controllare i suoi piedi. Intanto Lady Puffy e le sue due figlie guardavano Cenerentola e ridevano di lei. «La principessa Cenerentola se ne sta andando dal castello, guardate!» «Come? La principessa se ne va? La principessa se ne va! Dove va? Oh, no. Poverina! La principessa ci sta lasciando!» Cenerentola corse via lontano. «Vattene e non tornare mai più, Cenerentola!» Quando si accorsero di quello che stava succedendo, Mozzarella e Cheddar chiesero aiuto alla fata Liabel sotto all'albero di nocciole. «Liabel, vieni qui, ovunque tu sia! Abbiamo bisogno del tuo aiuto!»
Liabel apparve improvvisamente di fronte a Mozzarella e Cheddar e volò subito da Cenerentola. Le scarpette di cristallo cambiarono colore e diventarono rosse. Liabel agitò la sua bacchetta magica sulle scarpette, ma non succedeva nulla. Scarpette adorate, voglio che vi fermiate proprio là dove la strada fangosa diventerà. Alle parole magiche della fata comparve subito una palude e le scarpe di cristallo si fermarono sprofondando nel fango. Ma purtroppo anche Cenerentola cominciò ad affondare nella palude. Aiuto! Liabel! Sto sprofondando! Liabel agitò la bacchetta 3 volte e Cenerentola si ritrovò con 2 bellissime ali che usò per staccarsi dalla palude volando. Grazie, Liabel! Mi hai salvato la vita, ma purtroppo non potrò mai più rivedere le mie scarpette di cristallo. Le tue scarpette erano stregate, Cenerentola. Presto, torniamo al castello! La fata Liabel diede a Cenerentola un paio di scarpe nuove e insieme a lei tornò al castello. Cenerentola fu molto felice di rivedere il principe Leo e i suoi simpatici amici. Quando Lady Puffy e le sue figlie si accorsero che il loro piano malvagio era fallito, se ne andarono immediatamente dalla festa. Oh, i buoni vincono sempre! Non lo sopporto! Cenerentola e il suo grande amore rimasero felici per sempre. Il gufo, che aveva visto tutto, disse alla maga Zena: Oh, ehi, Zena! L'incantesimo delle scarpette non ha funzionato. No! Non è possibile! Non è possibile! Come hanno potuto sconfiggere una maga come me? Nessuno può riuscirci! Calma, signora, calma! C'era una volta, in un paese lontano lontano, una maga di nome Zena, che credeva di essere la maga più potente mai esistita al mondo. Ma quando la fata Liabel era riuscita a rompere uno dei suoi incantesimi, Zena aveva capito di non essere più così imbattibile come pensava. Quindi usò i suoi poteri magici per evocare altri maghi e streghe e unire le forze. Mi rivolgo a voi, maghe e streghe di tutto l'universo. Uniamo le nostre forze. Pensate che la cosa funzioni? Datemi un segnale. Bene, avanti. La prima a rispondere alla chiamata di Zena fu la strega cattiva Ella. Poi Vega si mise in contatto dal mondo sottomarino. E così cominciarono a escogitare insieme dei piani malvagi. Ella disse che voleva distruggere la bellezza di Biancaneve. Vega invece voleva prendere il controllo di tutto il regno sottomarino ai danni della sirenetta Aria. Dobbiamo vincere la nostra guerra contro le principesse. Ma dobbiamo partire da Cenerentola. Poi passeremo a Biancaneve. E la sirenetta Aria? Mentre il trio delle streghe ridacchiava con sarcasmo, Cenerentola si stava alzando tutta felice insieme ai suoi amici topolini. The rainbow is all above. Your prince will give you love. So never give up believing. Two hearts are never leaving. Dream, Cinderella, dream. Your heart shines in the stream. Dream, Cinderella, dream. Your heart shines. Come sei bella, mia principessa! Ma
Prima che Cenerentola potesse rispondere, la terra cominciò a tremare sotto i loro piedi. Gli alberi intorno stavano per cadere e tutto oscillava da destra a sinistra. La colombella bianca, amica di Cenerentola, cominciò a volare qua e là nervosamente. Che cosa succede? Presto, vola in cerca di aiuto! Quando la colombella capì la situazione in cui si trovava Cenerentola, volò sull'oceano con una lettera per il regno sottomarino. Cosa sta accadendo? No! No! Il castello, mio principe, guarda! Il castello sta crollando! Il castello piano piano stava scomparendo, come se fosse spazzato via dalla terra. Tutto questo avveniva perché le tre streghe malvagie, Zena, Ella e Vega, con le loro sfere di cristallo, tutte insieme avevano stregato il castello. Così pensavano di essere imbattibili. E quando il castello sarà completamente sgretolato, sparirete anche voi! Si sgretola e crolla. Il castello. Quando Cenerentola e il principe Leo scapparono dal castello, cominciò a piovere. Quindi cercarono riparo sotto un albero. Questo è un albero di nocciole e ciò significa che possiamo chiamare Liabel. Cenerentola mise la sua mano sull'albero, chiuse gli occhi e chiamò la buona fata Liabel. Liabel, Liabel, aiutaci a rompere l'incantesimo! Quando udì la voce di Cenerentola, Liabel apparve sotto l'albero e usò la sua bacchetta per scoprire cosa stesse succedendo. Ma hai visto? Ci sono delle streghe nell'albero! Oh no, Cenerentola! Questo è il lavoro di tre streghe assai potenti! Sono molto forti! Dobbiamo sbrigarci e rompere questo incantesimo con un po' di magia. Wow! La fata Liabel riportò tutti al castello. Quando arrivarono, non potevano credere ai loro occhi. Il vecchio castello era sparito e al suo posto ce n'era un altro dall'aspetto terrificante. Anche Mozzarella e Cheddar erano impressionati. Improvvisamente la maga Zena apparve di fronte al castello, con Ella e Vega vicino a lei. Siete arrivati al posto sbagliato. Voi non avete più una casa. E tra poco sparirete anche voi. Ognuna delle tre streghe cominciò a lanciare contro Cenerentola dei colpi di magia. Liabel era terrorizzata e con la sua bacchetta magica cercava di proteggere Cenerentola da tutta quella furia malvagia. Ma era sola contro tre e il suo potere stava ormai per finire. Era praticamente sconfitta. Non riusciva più a tenere in mano la bacchetta magica, tanto che la lasciò cadere a terra. Allora Cenerentola la raccolse velocemente e cominciò ad agitarla contro le streghe. E fortunatamente la luce della bacchetta riuscì a fermare i raggi magici delle streghe. Oh no! No! E adesso come facciamo? Oh no, no! Ma le streghe non volevano arrendersi. Fu la volta di Vega, che cercò con il suo potere di distruggere Cenerentola usando le acque provenienti dalle viscere della terra. Fece spaccare la terra e tutta l'acqua cominciò a sgorgare fuori. Oh no! Come ha potuto fare questo? Non riuscirai mai a sconfiggermi! Mentre l'acqua scorreva dappertutto, accadde qualcosa di inaspettato. Apparve il re Poseidone, il padre della sirenetta Aria. Ho letto la tua lettera. A Vega ci penso io. Poseidone agitò il suo tridente verso acqua, le streghe acqua e mandò pura. L'acqua quelle contro di loro. Quelle streghe distruggi e cattura. No, 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 fermati, non puoi fare questo, no. Vega cercava di fermare l'acqua, ma non ci riusciva. Poseidone puntò di nuovo il tridente contro le streghe e trasformò l'acqua in ghiaccio. Così le tre streghe rimasero bloccate in un gigantesco pezzo di ghiaccio.
A quel punto Liabel capì che poteva essere d'aiuto. Prese la sua bacchetta magica e usò il suo potere per avvolgere il blocco con un'enorme catena. E la chiuse con un grosso lucchetto. Poi lo fece sollevare e lo mandò su una montagna dove nessuno avrebbe mai osato arrampicarsi. Finalmente, le streghe erano state sconfitte. Grazie Poseidone! Poseidone tornò al regno sottomarino. La buona fata Liabel fece sparire il nuovo terribile castello e fece ricomparire al suo posto il meraviglioso castello di Cenerentola, esattamente dove era prima. Il principe Leo e Cenerentola erano felici di avere di nuovo la loro casa. Grazie, Liabel! Per quanto siano cattive, quelle tre streghe non riusciranno mai a sconfiggere la tua bontà. Ti proteggerò per sempre, Cenerentola. Le streghe avevano ricevuto una punizione per tutto il male che avevano fatto e ora erano bloccate nel ghiaccio su una montagna. Ma un giorno il sole cominciò a sciogliere il ghiaccio e loro tornarono in vita. Questa battaglia non finisce qui, Liabel e Cenerentola. Quando si unirà a noi anche Camilla, la strega di Rapunzel, sarete definitivamente sconfitte.